I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidata dal capitano Davide Acquaviva, all'esito di un'articolata e serrata attività di indagine, hanno arrestato in flagranza di reato un quarantenne pregiudicato di Sala Consilina accusato di usura. Nella circostanza i militari hanno bloccato il quarantenne dopo aver ricevuto da una vittima di usura, un 41enne originario del comprensorio del Vallo di Diano, la somma contante di 200 euro, parte di un più ampio credito usurario. La vittima aveva denunciato ai carabinieri che a fronte di un prestito di 1000 euro l'usuraio avrebbe preteso in 3 mesi la restituzione del triplo della somma con un tasso usurario del 300%. Già in passato, mediante l'alienazione di diversi beni propri e dei suoi familiari, la vittima aveva saldato allo stesso usuraio un prestito di 3000 euro lievitato nel corso di un semestre a circa 10.000 euro. Il giudice dell'indagine preliminare del Tribunale del Lago Negro ha convalidato l'arresto e su richiesta del magistrato della locale procura ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare.